Buongiorno e buona domenica a tutti voi, bentrovati per la prima edizione del nostro giornale. Dunque, una spirale di sangue che sembra non finire mai in America. Dopo la morte di George Floyd, un altro afroamericano è stato ucciso ad Atlanta ieri pomeriggio. Si tratta di un 27enne che stava dormendo nella sua auto. L'uomo si è ribellato all'arresto da parte degli agenti ed è riuscito a divincolarsi mentre scappava. È stato colpito alla schiena da 3 colpi di arma da fuoco e la polizia ha immediatamente sospeso i 2 agenti. Intanto le associazioni per i diritti civili chiedono la rimozione del capo della polizia, ritenuta fino a poco fa uno dei volti positivi delle forze dell'ordine, dopo essere scesa in piazza a dialogare con i manifestanti per la morte di George Floyd. Risale pericolosamente l'ondata dei contagi da coronavirus in Cina, infatti 57 nuovi casi sono stati segnalati ieri, si tratta della cifra giornaliera più alta da aprile, che cresce i timori di una seconda ondata pandemica nel paese in cui tutto è partito. Il Ministero della Salute ha affermato che 36 sono infezioni registrate a Pechino, dove l'emergere di un nuovo focolaio ha portato al contenimento di emergenza di diverse aree residenziali. Ed ora occupiamoci di tango. Come sapete, quest'anno non ci sarà il Festival del Tango a Trani, però gli organizzatori della rassegna hanno deciso di dare vita a un talk intitolato Tango Talk, in cui si mescolano musiche e parole e testimonianze del tango. Il servizio che state per vedere contiene anche un aspetto di una delle direttrici artistiche della rassegna, Diana Cospero. La magia del tango argentino è viva più che mai. Gli organizzatori del Festival Internazionale del Tango di Trani, Claudia Mendici e Giuseppe Ranchio, decidono di trasformare la kermesse di quest'anno in un talk dal titolo appunto Tango Talk, in cui saranno protagonisti maestri internazionali di tango, DJ, orchestre e giornalisti, in modo da poter raccontare il loro rapporto con il tango. Tra gli ospiti anche una delle direttrici artistiche, Diana Cuspero, che ha raccontato il suo ruolo di mamma e anche nella vita di tanghera. Wow, Diana è una. Mi posso chiamare ragazza? No, no, è una signora, ormai è una signora, già mi dicono la signora. No, dai, sono una mamma, un'amica, una compagna, una maestra di tango, una ballerina di tango. Chiama quello che fa. Per fortuna posso ringraziare che amo e ringrazio sempre la vita che posso fare questo che amo, no? Che è ballare il tango, trasmettere il mio tango. A proposito di ballare il tango, voglio dire, hai ballato, hai calcato insieme a Miguel numerosi palcoscenici, anche internazionali, e quindi questa è una grande cosa. Sì, veramente, Vero. veramente sì. Il sogno di, penso, di qualsiasi ballerino, no? Arrivare a palcoscenico che io non ce l'avrei mai immaginato. È stato sempre, pensa che il mio primo desiderio era girare il mondo. Nella mia vita, io quando ero piccola, dicevo, io voglio girare il mondo, voglio girare il mondo. E poi farlo anche ballando il tango, non mi posso lamentare, è meraviglioso. Il governatore regionale Michele Emiliano ha firmato l'ordinanza per quanto concerne la riapertura delle diverse attività a partire dal 15 giugno, come aree attrezzate per bambini, ricevimenti e matrimoni ed anche attività di intrattenimento danzante all'aperto. Dal 22 giugno poi cominceranno anche le attività cosiddette di contatto per gli altri sport, non solo ovviamente il calcio. Ovviamente in connessione con il Ministero della Salute per cercare di trovare una soluzione che renda congeniali tutte le varie attività che devono riprendere dopo questi 3 mesi di lockdown. E tra questi riparte anche l'attività teatrale con l'attesa tra questa notte e domani della importante riapertura per quanto concerne il teatro in Puglia con lo spettacolo Un sogno a mezzanotte. Ne abbiamo parlato nella prima parte ieri dell'intervista con il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe Dusso. Nella seconda parte che vi proponiamo adesso, andiamo ad affrontare con lui le criticità della ripartenza. Ascoltiamolo.
Lei un pochettino mi ha anticipato la domanda che avrei voluto farle. Appunto, quali saranno queste criticità? Perché è vero che non si partirà tutto come prima, evidentemente. Beh, le criticità sono dovute soprattutto al rispetto delle norme di sicurezza. Ora, lei sa, meglio di me che, alla chiuso non possono partecipare più di 200 spettatori, Esatto. all'aperto non più di 1000, sempre però con le regole del distanziamento sociale, dei presidi sanitari, con i dispositivi medici, di igienizzazione, insomma. Con il controllo da parte degli addetti, insomma, è una situazione non impossibile, però, diciamo. So che molti già stanno lavorando alla ripartenza. L'esempio di Manfredonia, anche in questo, è emblematico. E questo lavoro va fatto proprio in stretto rapporto con i comuni. È fondamentale l'aiuto dei comuni, intanto per le competenze che hanno, ma anche perché se i comuni tengono come noi teniamo alla ripresa di questo settore, devono fare anche la loro parte. Devo dire che insomma, questo sta avvenendo. Certo, ogni situazione è diversa dall'altra, eh. Non ci sarà un'ora X per il teatro. Quindi il 15, lunedì prossimo, il 15, teoricamente è la data della riapertura, però non sarà così, perché intanto il 15 di giugno i teatri generalmente stanno chiusi, poi Sì, è lei sa bene che le vero. stagioni, le attività nei teatri, dalla stagione teatrale ad altre rassegne, si svolge di solito nei mesi autunnali ed invernali, diciamo, soprattutto, con una punta verso la prima parte della primavera. Quindi non solo per questo, ma anche perché poi per le complicazioni di cui parlavamo, ogni realtà, insomma, ha le sue peculiarità, i suoi problemi che vanno affrontati. Contesto per contesto, non ci può essere una re. Ci sono delle regole generali, però ognuno poi deve. Ed in chiusura la pagina sportiva sarà Napoli-Juventus la finale della Coppa Italia di calcio. Dopo 3 mesi dunque il calcio italiano è ripartito. Gli azzurri di Gattuso hanno pareggiato 1-1 con l'Inter ieri sera, ma si sono qualificati in virtù dell'1-0 conseguito a febbraio a San Siro. Le reti nerazzurre di Eriksen direttamente su calcio d'angolo dopo 2 minuti e poi di Mertens in contropiede grazie all'assist di Insigne per l'1 pari. Non sono mancate occasioni da entrambe le parti. Venerdì invece era finita 0-0 la sfida tra Juventus e Milan, ma i bianconeri si erano qualificati in virtù dell'1-1 conseguito nella gara di andata e fa notizia anche un calcio di rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo. È tutto, tutto per questa prima edizione della Domenica. Grazie per essere stati con noi. Le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Prossima edizione del nostro telegiornale, come sempre, stasera alle 19:30. A più tardi.